Buongiorno! Buongiorno mondo! Come va? Allora, una cosa subito da dire. Grazie mille per il feedback nell'ultimo video. I commenti sotto mi hanno fatto veramente un sacco piacere. Quindi grazie. I video manterranno questo tipo di qualità e... Bene, bene. Stiamo andando a fare una giornata in park. Oggi il tempo non è bellissimissimo. Andiamo comunque. Facciamo il Q&A che vi avevo detto su Instagram. Facciamo la pizzetta. Pizza. Cosa c'è sulla? Cosa c'è sulla? Cosa c'è scritto? Yeah. Sembra che il tempo tenga, anche se sul secondo c'è un gran vento e sul terzo anche. Sì. Però voglio provare i quarter nuovi. E oggi andremo sui quarter. Oggi si salterà solo sui quarter. Non vedo più niente! Come non detto, non si vede più niente. Sì, il tempo non è dei migliori, eh. Ma torniamo a noi. Sto per provare le nuove hip dello snowpark. Provo quella a destra o quella a sinistra? Provo quella a destra. No, quella a sinistra. Queste condizioni, purtroppo, sono le condizioni forse peggiori in cui saltare. Perché questa è la condizione che noi chiamiamo flat light, quindi di luce piatta, ovvero non si distingue la differenza tra il cielo e la neve. Quando noi saltiamo abbiamo bisogno di due riferimenti importanti, che sono il bianco della neve e l'azzurro del cielo. Quando stai girando, quando stai facendo un trick, è sempre utile vedere quando c'è il cielo, quando c'è la neve, in modo da avere i tuoi riferimenti e capire come regolare la rotazione. Con queste condizioni di luce non c'è più differenza tra le due cose e quindi è difficilissimo prendere i riferimenti ed è anche molto 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 inquietante, se devo essere onesto. Come ti sembra questa IP? Dal video che hai fatto adesso preferirei non esprimermi, visto che io l'ho anche provata ieri, posso dire che è molto bello. Facciamo il Q&A e aspettiamo che esca un po' di luce? Direi che non è una brutta idea. Dai, facciamo così. Ciao. Allora. Ciao. Diamo il via al Q&A. I am Diego Abelli chiede: come si impara un trick? Allora, un trick si impara innanzitutto visualizzandolo, avendolo bene in mente. Poi, se avete la possibilità di venire al motorino snowpark, potete provarlo sul gonfiabile, che accorcia i tempi di mesi. E poi si sceglie una giornata di tempo fantastico in cui si è super gasati e si fa il trick sulla neve. Hai già fatto qualche gara o ne hai in programma? _andre_gerba_. Allora, hai già fatto qualche gara o ne hai in programma? Quest'anno non ho ancora fatto nessuna gara e purtroppo non ce ne sono in programma per quanto riguarda le gare che faccio io, quindi ho preso quest'anno per dedicarmi a promuovere la disciplina dello slopestyle in Italia. Cos'è per te il free ski? Marco.poci. Allora, il free ski per me è un modo di esprimermi innanzitutto, poi è diventato un lavoro, ma è sempre rimasto un hobby e sempre rimarrà la mia passione. No, ci sta come risposta. Più swag, Croc 7 o Rodeo 7? Dipende da che grab fai. Kaksui. Secondo me è più swag Croc 7 blunt, ma potrebbe essere molto figo anche
Rodeo 7. Blunt. Entrambi con Blunt secondo me sono belli. Prossimo video di freestyle in un minuto, Alex Fumagalli, tutti i venerdì sul mio canale di Instagram. Gianluca _ Gado, mi dai un pass da agonista sotto gamba? Non credo esista un pass da agonista e non credo che si possano dare sotto gamba. Samu.Huiba, best skier for you? Best skier for me, io credo sia Federico Patriarca. Torquato Testa, 15 e 18? Cosa vuol dire 15 e 18? 15 e 18? È tipo quando 15 e 18 quando voglio... No, non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente. No. È il bene della vita. Arrivederci. Ciao. _ Ale Baleb. _. Come hai conosciuto Toto? Ci siamo conosciuti al Mottolino nel 2006. Entrambi facevamo downhill. O meglio, io era già un paio d'anni che facevo downhill e lui stava appena iniziando a fare i primi salti in bici. Andrea a Barocco. Come combattere la paura di saltare da un kicker? Secondo me, se fate le cose step by step, quindi molto graduali, non si arriverà mai ad avere veramente paura di saltare, ma sarà un pochino di strizza pre-performance, ma niente di troppo complicato. Franci Ricci 2005, sei imparentato con Giorgio Rocca? No, ma lo conosco da quando sono piccolo, quindi ciao Giorgio. Se avessi puntato su Daniel, saresti riuscito ad emergere anche lì, _ Turello? Allora, secondo me sì, ce l'avrei fatta, ma adesso non dico che avrei vinto chissà che cosa, però secondo me sarei potuto andare forte. Però ho scelto lo sci, quindi questa è stata la direzione che ho scelto. Però se avessi messo lo stesso impegno e la stessa determinazione nel downhill, credo di sì. Come mai eri a Cortina? Stippi28_Mars___. Stay tuned perché questo è il prossimo video. Chi è stato il tuo primo insegnante di freestyle? Miki Gatta 216. Il mio primo insegnante di freestyle è stato Mattia Pegorari, ex olimpionico, ha fatto Torino 2006 disciplina gobbe e lui è stato il mio primo allenatore. Rocco Sensoli, quante volte ti sei rotto? Tante. Tibia, ulna, radio, clavicola, scafoide, omero, tutte le dita delle mani, quasi tutte le dita dei piedi, tutti i legamenti della caviglia sinistra, vari traumi cranici, ho schiacciato due vertebre, rirotto dita delle mani, basta. Fai un video mentre salti vestito da Iepi. Sempre Rocco. Ci abbiamo pensato, ma non è semplice come sembra, perché dal costume da Yeti la visibilità è circa questa. Ricky_ Filippi. Flip in bici, tra parentesi, sul duro? Fino a prima della parentesi sì, dopo la parentesi non credo. Francesco.Armanini, moto preferita? Settimana scorsa ho provato un mini cross elettrico di Alvaro D'Alfarra e mi è piaciuta un sacco. Quella è la mia nuova moto preferita, nonché una delle poche che ho guidato. Luca Savo, la cartella più secca che hai tirato? Sicuramente il mio famosissimo triplo 11, novantella secca di testa, svenuto. Questa è una bella domanda. Qual è l'origine del nome Mottolino? Mottolino è il nome di una semicima di una montagna che c'è qui sotto, che è appunto a 200 metri dall'arrivo della cabina via Mottolino. Javi Liso, what does the fox say? What does the fox say? What does the fox say?
vero. Attenzione! Attenzione, colpo di scena, è uscito il sole e è calato il vento. Andiamo. Rettifico. Non è vero che non c'è vento. Si era calmato per un secondo, ma si è rialzato. Allora, sicuramente io devo riabituarmi a saltare sui quarter. Poco, ma sicuro. Comunque adesso stiamo facendo un paio di prove per vedere se l'angolatura è giusta, per vedere che non ci siano late pop o cose strane. Perdonate la mia incapacità sui quarter al momento, ma mi riprenderò, prometto. È lunghino. Questa giornata direi che la terminiamo così. Soprattutto in questi sport non tutte le giornate sono il top del top, ma credo che l'importante sia sempre sfruttare la giornata al 100% indipendentemente dal tempo, e basta, sfruttare la giornata al 100% indipendentemente dal meteo. Oggi non si poteva saltare come avrei voluto, però perlomeno abbiamo sistemato i take off dei quarter, ci siamo assicurati che per i prossimi giorni siano al top, quindi dai, non è una giornata buttata.